Spegni la sigaretta. Disculpe. E você? Scusa? Atlantico ribelle che schiudi... Che schiudi l'orizzonte diventa profeta di libertà. Ah, i ragazzi di Osh leggono ancora poesie. Silence. Oh là là, ils exagèrent. Ho letto tutto quello che ha scritto. Memoria quasi tutte le sue poesie. Dimmi qual è che ti piace di più. Merci. Quella del sole che abbaglia. Oddio, adesso non me la ricordo più. Sono un po' emozionato. Il sole abbaglia se vieni dal buio. La troppa luce fa male agli occhi. Ma prima o poi ci si abitua. Sempre. Sempre, sì, esatto. Proprio quella. Autografo, s'il vous plaît. È bellissima. Lei non sa cosa vuol dire per me averla incontrata. Per me questa è una serata indimenticabile. No esageri. Sono 7 anni che abito qui a Parigi. Mi trovo bene. E ci vai spesso in quel cinema? Frequenti altri portoghesi? No, no, no. Non frequento tanti portoghesi. Anzi, mi annoiano i portoghesi. Almeno quelli che conosco io. Anche a me. Mi annoiano da morire. Sempre con quella storia da saudade. Diciamocelo, siamo un popolo di depressi. Che non si rassegnano a non essere più l'ombelico del mondo. Ma lei? Lei è nella resistenza. Posso farti una confessione? Non esiste la resistenza. Come sarebbe? Sarebbe che non c'è. Ma allora? Le manifestazioni. La paura della polizia segreta, le riunioni. La solidarietà con i prigionieri politici. Tutto inutile. No, no, è importante, certo. Ma non saranno degli studenti come te o dei poeti come me a far cadere la dittatura più vecchia d'Europa. Come sarebbe? C'è un solo poeta che ci sta provando in Angola, Agostinho Neto, e ha dovuto imparare a combattere. Ma in Portogallo è diverso. Saranno i militari a liberarci, quelli costretti a combattere nelle colonie lontano da casa, quelli a cui manca il mare, l'odore del pesce secco, l'eco delle canzoni tristi, le grida del mercato e l'odore dei lustrascarpe. Tutte quelle cose che ti ricordano la patria e ti fanno sentire portoghese. Maestro, attento. Questa è saudade. Già, ves? Neanch'io ne sono immune. Vabbè, adesso ti saluto. Se no rischi che ti faccia sentire tutti i miei dischi di Amalia Rodriguez. Maestro, il libro. Che libro? Non è che me lo firmerebbe. Antonio Cunhairo. Dammi il tuo numero di telefono. Se c'è una riunione segreta ti chiamo. A Vitor, giovane portoghese in esilio. Quando i poeti vinceranno le rivoluzioni e guideranno gli stati liberi, quello sì sarà un gran giorno. Antonio de Cunhairo. Thank you.
ci piacerebbe che lei ci parlasse dell'Australopithecus afarensis e delle differenze rispetto all'Australopithecus robustus, in riferimento agli studi pubblicati di recente sull'American Scientific. In particolare, potrebbe approfondire il contrasto interpretativo sorto tra il dottor Licke e il dottor Johansen. Licke e Johansen. Non mi sento tanto bene. Felipe, un numero 5 di Stubal, net, se non meglio, intercetto passe. Quando a posto di bolla, e rapidamente passando per Gaetano, che parte per l'attacco tentando di fare un Stubal per la recuperazione. Un soldato, qui sarebbe difficile. La distanza passa avversario, lancia Rodriguez sul lato diretto, che corre per la banda con la bolla dominata, passa Carlitos, corre per la linea di fondo, cruza per l'aria, una pressa nel net di cabeza, golo, golo! Sì, capo. Che cosa fai? Sto pulendo. Se non ti piace questo lavoro, giovanotto, trovatene un altro. Guarda che la nostra società va avanti perché ci sono aziende come la mia che mettono le cose a posto, che fanno pulizia, che fanno vivere la gente in un mondo ordinato, se no è l'anarchia. Non ci avevo pensato, capo. Ti tengo d'occhio, Victor. O ricchi dritto o te ne vai. E sai che significa? Che ritorni a Lisbona! Posso sempre chiedere il permesso come rifugiato politico. Rifugiato politico? Ma lascia perdere! Quella è gente seria, non è gente che si diverte come te! A quanto stanno? 2-0, per noi. Una doppietta di Nenè. Ma che fai? Cos'è sto casino? Non lo vedi? A quest'ora. Sono 3 giorni che toccava a te. Però fai piano, vedi là c'è una, eh? Chi c'è, Isabella? No, è un'altra. Come un'altra? È una. E Isabella? Lascia perdere, eh? Come lascia perdere? Mi hai fatto la testa così con Isabella? Era la donna della tua vita, che eri innamorato perso. Vi siete lasciati? Ha detto che non vuole più vedermi e non mi ha neanche spiegato il perché. Se vuoi te lo spiego io. Ti sei comportato da stronzo. Certo. E tu che ne sai? Ma tu non sai niente. È che a volte le storie finiscono. Come la tua storia con Claire, no? Cosa c'entra Claire adesso? Allora, era così per dire. È che tu a volte credi di capire una donna, di. Invece. Vabbè, torno a letto. Buonanotte, eh? Buonanotte. Allora, organizziamoci. Per prima cosa, dammi soldi. Cassa comune, la tengo io. Poi facciamo la tabella di marcia. Quanti chilometri saranno? Eh? C'è una cartina in tutto questo casino? Eccola. Allora, Poitiers, poi punterei su Bordeaux. Ma non è a Bordeaux che abita Claire adesso? Sì, mi pare. Come mi pare?
Bayonne, siamo a San Sebastian. Saranno... Aspetta. Circa un... Facciamo le cose per bene. E scrivi. No, 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 il quadernino no, eh. Quadernino no. Via. 700 km ad una media di 50. Ma metti pure 70 allora. Vabbè, mettiamo 60. Sono 11-12 ore. Quanto mettiamo di consumo? 10 km con un litro? Almeno 25 se ci sa fare un po'. Turni di guida di 2 ore ciascuno. Una sosta ogni 3 per pisciare. Che facciamo? Lo prendiamo? Ci rallenta la tabella di marcia. E poi pesa, aumenta il consumo. Ma porta fortuna. Per ogni autostoppista che tiri su ce n'è sempre un altro che ti prenderà quando farai tu l'autostop. No, non funziona così. Io ne ho tirati su a milioni ed ho sempre aspettato giorni per un passaggio. Where are you going? Portogallo, and you? India. Can I come in? Ecco, ecco. Ogni 15 minuti il primo comunicato dei rivoltosi. Il movimento delle forze armate continuerà nella sua azione di liberazione. Chiediamo a tutti di restare calmi nelle proprie case. Non è ancora chiaro il programma di questo gruppo di militari che ha finora guidato il colpo di Stato. Ma che colpo di Stato? Rivoluzione! La vogliamo dire la parola o no? La democrazia in Portogallo. Il primo ministro Marcelo Caetano, asserragliato con alcuni esponenti del governo nella caserma della Guardia Repubblicana di Largo do Carmo, a tempo fino alle 13 per arrendersi alle truppe comandate dal capitano Salgueiro Machi. L'assedio alla caserma è sostenuto da migliaia di persone festanti. Da questa mattina, quando la città è stata invasa da un'imponente manifestazione, è chiaro che il movimento dei capitani gode di un solido appoggio popolare. La giunta di salvezza nazionale. Aspetta, perdo il filo. Beh, io mi ricordo che sei almeno 6 mesi. Che stai dicendo? Certo che andarsene proprio prima delle vacanze, eh. E dopo neanche un mese stava già a casa di quell'italiano lì, come si chiamava? Giuseppe, l'eroe di Roma, città... Bordeaux! Beh, allora che facciamo? Come che facciamo? Facciamo un salto. Dove? È ora di cena, no? Tranquilli, comodi. Ma non possiamo così, all'improvviso. Senza neanche telefonare. Quant'è che non la vedi? L'ho incontrata 4 anni fa. Si era appena sposata. Ma sei sicuro che vive qui? Sì. Ecco, guarda, c'è scritto. Ma tu dici che è il caso? Sì. Magari anche loro hanno deciso di andare in Portogallo. Ehi là, ciao bello. Ciao bambino. Come ti chiami? Riccardo. E la tua mamma è in casa? Sì. Chiamala. Mamma! Non è possibile. Siete proprio voi. E che ci fate qui? Andrate, andrate. Giuseppe, guarda chi c'è. Grandola Vila Morena, terra da fraternità. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Questo è stato il segnale che ha dato il via definitivo alla sommossa. Una canzone vietata dal regime perché parla di fraternità tra gli uomini. Abbiamo intervistato il capitano Salgueiro Maia, che sta trattando la resa del generale Caetano. Ci ha detto che la sua colonna è partita stanotte da Santarém, dove era a distanza. Ero alla testa di una colonna di vecchi blindati. Temevo che si guastassero, che ci lasciassero per strada, e invece siamo qui. È lui l'eroe di quella che già si chiama la rivoluzione dei garofani. Tutti i militari infatti hanno garofani rossi nelle canne dei fucili e perfino i cannoni dei carri armati sono ornati di fiori che migliaia di civili hanno donato a quelli che sono i loro salvatori. Un blindato bula è entrato nel cortile della caserma e sicuramente con quello il dittatore lascerà il palazzo assediato. Continua Maia. L'ultimatum è scaduto alle 13 e adesso è Spinola in persona a trattare la resa del dittatore Caetano. I primi ad arrendersi alla colonna del capitano Maia sono stati i militari del 7° Cavalleria. Quando la colonna di Maia si è ritrovati di fronte con i loro blindati, pronti a far fuoco per contrastare la loro avanzata, il capitano ha preso un megafono e ha spiegato le ragioni della rivolta. I soldati del quello lì, lavoravamo insieme. Invece di obbedire agli ordini dei loro ufficiali, che ordinavano di far fuoco, sono passati pian piano tra le fila dei rivoltosi. E il professor Simões, era il mio professore al liceo, João Moreira, quello che mi ha aiutato a scappare 4 anni fa. Vedi, lo sapete, no? Stavano per arrestarlo. Continua ancora a sì, sì. I torturatori. Sì, sì. Adesso ve la racconto. Mi hanno trovato con l'unica copia in Portogallo di Roma Città Aperta. Una copia clandestina a 16 mm che avevo portato dall'Italia. Scusate, siamo in viaggio da stamattina all'alba. Posso farmi una doccia? Sicuro. Vieni. Qui dov'è? Alla chiesa della Bastiglia. Non ti ricordi? Spegni la televisione. Quella dove entravano i piccioni. E facevano un casino che non si riusciva a dormire. Marco voleva farli diventare i piccioni viaggiatori. Non ci è mai riuscito. Quelli erano piccioni e basta. Vuoi? Come stai? Bene. Stai con qualcuno? Più o meno. Una fissione. Qualche storia. Non mi sento di impegnarmi. Non sono pronto. Scrivi ancora? Sì. Ogni tanto. Poesie che vorrebbero essere studenti. Non lo so. Mi piacerebbe venire con voi, con tutto quello che sta succedendo. Perché non vieni? Sì. Che ci vuole? Che ci vuole? La fai facile tu. Se lo vuoi veramente, non è difficile. Vado con loro. 2 giorni, 3 al massimo. Sta scherzando? Ma scusa. Quando mai capiterà un'altra occasione come questa? Siamo lui? Ci pensi tu? Io. Tu sempre te moderno, liberato, consapevole e responsabile. Se qualcuno vuole dormire qui dietro, posso guidare anch'io. Scusa, Claire, c'è una cosa che volevo... Cioè, scusa, ma diciamocelo, come fai? Come fai cosa? No, dico a letto con Giuseppe. Non vorrei dire, ma c'ha pure la pancetta, dai. E magari rusa pure. Esatto, ma tu, come lo sai? Devo dire che a letto ci sa fare. Ah, bene. E cosa fa?
ti mette un cuscino sulla faccia per non farti urlare quando godi. Benissimo. Avanti, su. Cosa volete? Editalia? E tu che ne sai che Claire urla? Vabbè, sentivo quando tu e lei... Te la sei scopata? Ma no! Avete scopato? Mm-hmm. Amichevolmente. Fai schifo, eh? Mi fate schifo! Colpa tua. Avevi paura di impegnarti troppo con me. Siete proprio... Ma dai, ma guarda avanti! Sono cose vecchie, passate, dimenticate. Smettila, non ci voglio pensare. Io nemmeno me lo ricordavo. Grazie. Dov'è? Da lei o da noi? Da voi, mi pare. Claire! Ah, andiamo! È tardi! È giorno! Ma che c'è? Coda per la dogana? Zitto, non mi parlare. Sta zitto. È tutto bloccato. Secondo me c'è un problema. Passe. Il fontaine beaucoup. Ça dépend, ne laisse passer que ceux qui vont en Espagne, pas ceux qui vont au Portugal. Ça, ce sont les camions espagnols. Non nous deixent entrer. Então tem medo, eh? Eles têm medo. Eles não, tem calma. Eles não sabem o que hão de fazer. A vocês, turistas, deixam-vos passar. Quais turistas? Portugal é livre. Portugal é livre! Nós temos que entrar! Força! Todos juntos! Deitamos as barreiras abaixo e entramos! Força! Veremos se têm colhões de parar-nos! Força! Tal calma! Vieni con me! Hai visto che roba? I camionisti, cazzo! Sono così dappertutto! Delle merde! Hanno fatto fallire la rivoluzione in Cile! Vedrai che fanno lo stesso in Portugal! Stai buono! È sempre colpa loro! Io li odio i camionisti! Ok, va bene, adesso calmati. Eh? Lo vuoi il caffè? Eh? Fanculo! Da qui non vi conviene passare. Aspettano istruzioni. E chissà quando arrivano. E da cosa dipende? Da Franco. Come dorme, o come si sveglia, o come caga. Ma non c'è un altro modo per passare? Provate a Saint-Jean-Pied-de-Port. È a 20 km. Lì c'è un uomo, Ivel Rosso. Lui sa come farvi entrare in Spagna senza tanti problemi. Lo trovate al campo di pelota. Si allena tutte le mattine. Fischiate l'Internazionale. Lui capirà. Grazie. Grazie.
Venuta. Giù a Bayonne ci hanno detto che... Chi vi mandate? Un camionista portoghese. Dove andate? A Lisbona. Avete armi? No, no. E perché andate in Portugal? Volete un souvenir della rivoluzione? Io sono portoghese, eh? La mia famiglia è antifascista. Mio zio è stato volontario in Spagna. Oui, se sa, se sa. Della famiglia un par più tard. Venè, venè. Vedi, oltre il ruscello c'è la Spagna. Ieri sono passati molti. Vedi là. Solo portoghesi, no? Tu fai troppe domande. No, merci. Questa, però forse è pericolosa. Secondo me, meno ci stiamo in questo paese di fascisti, meglio è. E poi eviterei di passare per Madrid. Tagliamo a notte. Sì, però sono in tutte strade piccole, secondarie. Beh, meglio, no? Vabbè, guido io. Aio, Logroño non mi spiego. Vai! Siamo andati a Berlino. Con Marco, con quella stronza della sua ragazza. Sì. Come si chiamava? Boh, mai più rivista. E adesso con chi sta? L'altra sera, Isabelle, l'ultima della serie. E lui il giorno dopo già scopava con un'altra. Una che non sa neanche come si chiama. Ancora? Ma come fa? E tu, invece? Io cosa? Niente storia, lei? Qualche avventura tipo l'ultimo tango a Parigi. Proprio niente, niente. Claire, sei felice?
italiano, por favor, normal. Portugués? Sí. ¿Por? Vais a Lisboa. Sí, ¿por qué? Questo coche. Sí, ¿qué pasa? Sí. Si la mamá torna presto. Ciao. Ciao. Però non lo so esattamente, da qualche parte in Spagna. No, bene. Va tutto bene. Sì. Dai, che non ho più monete. Sì. Se appena posso, chiamo. È difficile. Sì. Anche io tanto. Ciao. Sì, ti risaluto. Ciao. Vai a Dolita e Zamora, si passa al confine Miranda. Dove siamo? Sulla strada per Burgos. Ragazzi, perché la strada davanti è bianca e dietro c'è una striscia nera? Ferma, 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 ferma! Ecco, bravo. Ci siamo fregati la coppa dell'olio. Oh, cazzo. Ma non potevi stare attento, guidi! E questa strada? E poi? La tua auto ormai è senza sospensioni. Lascia stare la mia auto, sai? Lei sta benissimo. E le sospensioni sono perfette. Le fanno così apposta, sono brevettate dalla Citroën, sono famose in tutto il mondo! Sei tu che non sai guidare una dei cavalli. Bastava dirlo. Mi dicevi, Mark, è meglio che guidi tu perché la conosci e su queste strade non mi fido. Allora te l'avrei fatto vedere io come si guidano dei cavalli. Guarda che non è mica una Jaguar, eh? È una due cavalli del cazzo ridotta che fa schifo. Guarda, stai zitto, zitto, eh? Non parlare della mia auto. Lascia perdere, eh? Che adesso ci tocca cercare un meccanico in questa landa desolata. Che facciamo? Spingiamo? O la lasciamo qua? Vuoi lasciarla qua? Cosa sei, matto, eh? Portoghese? No, no. Eh? Spingiamo, eh? Spingiamo. Ok? Dai. Dai, dai. Dai, tranquillo. Aspetta, 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 aspetta. Dove vai? Ma lei la conosce questa macchina? E quanto costa? Quanto dinero? Antes tendré que ver lo que tiene para saber lo que costará. ¿Cuánto tiempo? Anda, ve, ve, ve y tómate una cerveza y ya volverás. Vete. ¿Qué c'è ancora da dire? No me he detto niente. Non ho mai saputo il perché. Perché eri geloso. Io non sopporto le uomini gelosi. Io geloso? E nello stesso tempo avevi paura di impegnarti. Ma potevo cambiare? Io non ti credo. Non mi piacciono quelli che dicono dammi tempo, posso cambiare, vedrai che diventerò un altro. Non ci credo. Ognuno è quello che è. E allora? Allora niente. Ma tu avevi altre storie? Cosa vuol dire storia? Cioè, andavi a letto con altri. Oltre a quello stronzo di Marco. E a te, che ti importa adesso? No, così.
Ma cos'è? Un posto di blocco? E che facciamo? Non lo so, però è meglio evitarlo. Vogliamo finire il viaggio qui? Buttati di là, su quello sterrato. E se ci sparano dietro? Ti distruggono la macchina. Allora, dovremmo essere... Come dovrei? Dimmi che devo fare. Vai diritto, poi dovresti andare a sinistra, mi pare. Sì. No, a destra, sì, a destra. Allora, vado a destra o vado a sinistra? Sinistra. L'hai passato il video? Ma dove vai? Oh, ma dove sei andato a finire? Ma che cazzo ne so, la carta ce l'hai tu! L'acqua, entra l'acqua, parti, dai, metti la retromarcia! Parte! Cazzo che parte! Allora che fa? Dobbiamo spingerla fuori dall'acqua! Porca puttana! Ma tu non eri quello che doveva fare il rally di Monte Carlo con la due cavalli? Sì, ma con un navigatore al fianco, uno vero, non un negato come te! Ma dove sai leggere le carte? Adesso è colpa mia! E di chi sennò? Non dovevo fidarmi, io non mi devo fidare di te! Fanculo! Fanculo tu! Ma dove vai? Ma dove vai? Da dove è entrato? Ci sono spaventate. Le mucche no. Io ho paura delle mucche. Veramente è un toro. All'amico. All'altorito bonito. Vamo pa' allá con la vacca. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué hacéis en mi cortijo? Si he roto la macchina. El coche. La macchina? Volete dire che quella due cavalli è vostra? Mia. Mi sbaglio? O è un modello HK350 dall'anno 64, seconda serie? Permettete che mi presento. Conde Agustín Ferreiro de Aragüez, segretario nazionale per la Spagna del club Amici delle Due Cavalli. Para ti yo soy solamente una bambola. No, non ti preoccupare, che ci penso io. Tu agganci là. Juegas tú
va bene? Adesso la signorita attacca qui, lo vede? No, te guarda il cuore. Puedo más, esto se acabó, no mereces mi corazón. Te prometo firmemente que no volverás a verme, no. Ya no te quiero más. Yo soltanto ho due passioni, los toros e i due cavalli. L'unica differenza è che los toros los vendo e i due cavalli no, nunca. Metti in moto, per favore. Che sonido, divino. Ah, questa passione mi è venuta da quando ero un ragazzo. Sempre ho pensato che questa macchina è una meraviglia della tecnica. Guarda, questo è un modello del 48. Lo sapete com'è nato? Un giorno nel 1935 il mitico Pierre Boulanger ha ordinato il suo proiettista: vuoi una vettura che possa trasportare due contadini con 100 kg di patate o due barriche di vino e che vada a una velocità massima di 60 km l'ora con un consumo di 3 litri ogni 100 km? Scusa, è geniale, no? Guarda. Mio nonno era amico del colonnello Manton. Manton? No. Il presidente della Royal East African Automobile Association. Hanno corso insieme i primi rally nell'Africa orientale. Veramente? Complimenti. Questo ha fatto il Parigi Persepoli Parigi nel 65. Ah, dovresti aver fatto quello rally. Quello sì che ne valeva la pena. Ma ditemi una cosa. Che cogno vai a fare in Portogallo? C'è un raduno di due cavalli? Beh, diciamo di sì, c'è un grande raduno. Ma siete sicuri di poter andare? Perché adesso è pericoloso. Portogallo c'è... Ah, ecco l'acqua. Prendete, servitevi. È pericoloso adesso. In Portogallo c'è molta confusione. Come sempre i comunisti profittano per creare molto disordine. Che tragedia, eh? Che tragedia, che tragedia. Ma proprio qui, nel nostro confine. Ma si vedeva venire, eh? Sempre ho detto che Caetano non tenía cojones. Mi scusi, signorita, ma le cose sono proprio così. Carissimo Conte, per noi si è fatto tardi. Dobbiamo arrivare al confine, c'è ancora tanta strada. Ah, andate, andate pure. Anche per me è stato un piacere di trovarvi. Non sappiamo veramente come ringraziarla per la macchina. Non è stato complicato. Saranno 2.000 pesetas. Come? 2.000 pesetas? Sto facendo un prezzo speciale. Non puoi darci niente da mangiare? Non ti intendo? Qualsiasi cosa. Non ti intendo, non ti capisco. Veniamo da Parigi. Parigi? Sì, da dove vai? Da Lisbona. Lisboa? 10 minuti.
Andiamo a fare le cose! Tranquilla, tranquilla! Com'è possibile che non riesci a stare con una ragazza per più di una settimana? Sono sfortunato. Non riesco a trovare quella giusta. Isabella non era male. A me piaceva. Vuoi sapere perché se n'è andata? Sentiamo. Perché? È incinta. L'altra sera quando me l'ha detto... non l'avevo messa in conto. Mi ha preso il terrore. Il terrore. E lei? E lei mi ha detto, il figlio è mio, tu non c'entri niente, sei solo un donatore. Proprio così. E tu che hai fatto? E che ho fatto? Ho cercato di farla ragionare, di... tutte e due sempre senza una lira, tutte e due sempre senza un lavoro fisso. Lo sai quanto costano i pannolini? Un casino. E li devi comprare per forza, non è che... Cioè, hai detto di abortire? No, no, no. Però... Ma lo sai che sei... La faresti abortire per non comprare i pannolini? Di che non c'hai le palle. Che non vuoi mai prenderti delle responsabilità. Che non l'ami. Che non sei pronto a scegliere di vivere con una donna. Non tirare fuori... Para il coche. Passaporte. Portugueses. Dale el pasaporte. Quítate la gafa. La gafa fuera. Dale el pasaporte. Venga, fuera. Fuera del coche. Fuera. Salí todo el mundo afuera. Vamos. Venga, todo el mundo afuera. Muévete. A prisa. Abre el maletero. Fuera, fuera todo el mundo. Venga, el fuera. El maletero. Abre el maletero. Ahí ahora mismo. Salí del coche, rápido. Abre el capó. Quieta ahí. Sí. Vamos. Tú quieta ahí. Manos quieta, en el coche. Quieta ahí. Las manos en el coche. Quieta ahí. ¿Y esto qué es? Venga, todo el mundo adentro atrás. Venga, a prisa. Vamos, a prisa, venga. Muévete. Vamos. Vamos, entra. Dentro. Entra. A prisa, a prisa. Vamos. Vamos. Dale para atrás. Ahora. Allora. Bravi! Dove sono le armi? Le armi? Sì, le armi dove stanno messe? Guardi, noi non abbiamo armi. Che c'è, non avete ancora capito? Dobbiamo smontare la macchina pezzo per pezzo, eh? Questa ragazza? Una complice che fa parte dell'organizzazione. Ma quale organizzazione? Davvero credete che non lo sappiamo? E queste spilline dell'Armata Rossa? In questo momento c'è un grande traffico di armi della Francia e terroristi del Portogallo. Allora, guardi, c'è un errore. Noi siamo due studenti, viviamo insieme a Parigi, lei è una nostra amica, stiamo facendo un viaggio, siamo turisti. E tu credi che perché stiamo in un paese dimenticato da Dio che tu mi puoi prendere per il culo a me, coglia? Io conosco molto bene Parigi! Bueno. Recapitulando, un portoghese, un italiano e una francese stanno di viaggio per il Portogallo esattamente quando sono scoppiati dei disordini fomentati dai comunisti. E questo è una due cavalli gialla. Non mi sono mai piaciuti quelli che girano con due cavalli. Due cavalli IR4. Sono macchine dei sovversivi. Dei sovversivi comunisti. E poi gialla. Il giallo è un color de maricones, ¿verdad? Vero, signorita? Sono da bravi.
Datemi i nomi. Che nomi? Davvero non capite? Voglio i nomi dei vostri amici portoghesi e spagnoli che fanno più casino. Non siete capaci a trovarli da soli? Fine del viaggio. Mica possono tenerci qui dentro. E poi quella me l'hai regalata tu. Qui fanno due controlli chi esce più di qua. Per due manifestazioni e quattro volantini. Ma va. Con la scopra chi sono? Ma falla finita, ancora con questa storia dell'esilio. È comodo fare l'esule a Parigi mentre papà in Mozambico aspetta e spera che tu prenda una laurea. Non te permettere, sai, eh? Mio padre in Mozambico ce l'hanno mandato tipi come questo qui. E poi senti chi parla. Il leader dell'Università di Bologna. Perseguitato dai servizi segreti che si rifugia in Francia solo perché a Bologna se le era già scopate tutte. Sì, sto zitto, per non parlare, non lo capisci che mi dai fastidio? Devo pensare. Perché? Tu pensi? Sì, ogni tanto penso, sì. E a cosa pensi? A come uscire da qua? Basta! Basta! Mi sono rotta! Guardia! Guardia! Vuole parlare con l'ispettore? Guardia! Sono tutto orecchio. Non è che siamo proprio dentro al movimento. Però ci è capitato di conoscere uno. Beh? Ci lascia andare? Sì. Dammi questo nome. E quelli? Eh? Prima i nomi. Si chiama Agustín Ferrero de Agarruez. È un conte. Un conte? Sì. È un insospettabile. Ha un allevamento di tori. Oh. Fa da tramite tra i comunisti portoghesi e gli antifranchisti spagnoli. Ci ha aiutato molto quando ci siamo trovati in una brutta situazione. Sembra di conoscere questo nome. E adesso andiamo a fare una bella visitina. Comunque di qua non si può passare. La frontiera sta completamente chiusa. E come facciamo? Prendete l'avione. Italiani, Rivera, Mazzola, Corso, l'Italia, gli spaghetti, a Pumarola ancora. Ce l'abbiamo fatta. In casa. Viva Portugal libre. Passaporto. O che? Passaporto. Quem são estes dois estrangeiros que estão contigo? Hippies? Drogados? Terroristas? Por que é que queres voltar a Lisboa exatamente agora? O que é que tu fazias em Paris? Qual era o teu trabalho? Há quanto tempo é que tu não voltas à pátria? Quando é que conheceste estes dois estrangeiros? Que relação é que tens com eles? O que é que eles pensam da revolução? Militar? Que tipo de doenças é que tu tiveste? Cólera? Hepatite? Devemos evitar a violência e devemos impedir aos provocadores de se introduzirem no país e de se aproveitarem da situação. Sabes quantos provocadores estão neste momento a querer atravessar a fronteira como exilados e perseguidos políticos? Achas que queremos que Lisboa se torne um covil de espiões? Não. 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 Meu capitão. Sì, sono Vitor. Come stai? Tutto bene? Sì, sì, sono al confine.
Ma che succede? Lì è tranquillo. Qui? Poi ti dico. Hanno chiamato i miei? E quando tornano? Arrivo tra poco, aspettami. Viva la libertà! Prendo la Vila Morena, terra da fraternità, o povo è che mai ordena, dentro de ti ho cidade, dentro de ti ho cidade, o povo è che mai cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grândola Vila Morena. Siamo libri! Siamo libri! Deixa da verte! Deixa da verte! Che c'è sta? Accidenti, ma allora lei è un rivoluzionario vero? Lei? Compagna, il lei è stato abolito ufficialmente. 48 anni. Durante 48 anni ho dovuto tenere tutto nascosto. Queste cose che vedete qui, in cantina, e i miei pensieri, qui dentro. 48 anni di paura. Paura dei vicini, paura di parlare, paura di uscire per strada o di cantare qualcosa che ti veniva in mente, sapendo che ti portava alla rovina. Lo zio ha fatto la guerra di Spagna. Ha conosciuto Hemingway. È stato in carcere, torturato, schedato. È un sorvegliato speciale. Lo ero, Lo ero. Ma adesso... adesso sono io chi vado a cercarli. Chi? Il prete e il sergente di polizia. Tieni, tieni. 30 anni che mi controllano questi spioni. Tengo 5 denunce per colpa loro. Disturbo della quiete pubblica, molestia, atti osceni, subversione e adulterio. Ora è venuto il momento di reagire. Sono anni che aspetto questo momento. Andiamo, ragazzi. Tio. Tio, hanno detto che questa è una rivoluzione pacifica. Significa pacifica. Nessuna rivoluzione che si rispetti può essere pacifica. Una, due cavalli. Ragazzi, che razza di macchina avete? Mi sembra una scatola di sardine. Che colore è questo? Giallo canarino. Un colore di finocchi. Fermati, fermati. Thank you.
Junta Revolucionaria de Montserrat decreta que esta plaza deja de tener el nombre del dictador y pasa a llamarse... Plaza Salvador Allende. Muy bien. Plaza Presidente Salvador Allende. Y ahora eso paseamos para adentro. Padre Fernando, ¡sai de ahí! ¡Sai de ahí! ¡Que no te paso nada! ¡Sai! Padre Fernando no está. Ninguém sabe onde ele para. Mas a minha filha tem que casar. Tua filha? Sim. Vão cá os noivos. Marco, la bandiera. Regi questo. Estendila bene. Ben stessa la bandiera. No, non così. Sulla testa degli sposi. Ecco, così. Neste dia de felicidade para o povo português, que resurgiu depois de anos de ditadura fascista, eu, uno em matrimonio, como se chamam? Agostinho. Maria. Agostinho e Maria. Eu os uno no primeiro matrimonio revolucionário del novo Portugal livre. Vejam-se. Não, assim não. Vejam-se. Porra. Siamo a Lisbona. Chissà, che casino. Non vedo l'ora di essere lì. Sei emozionato? Cazzo, 7 anni. Per prima cosa si va all'Arco du Carmo. Io voglio vedere la caserma. Salire su di un carro armato. Questa volta sono nostri. E se rimanessimo in Portogallo? Eh? Dai! C'è tutto da rifare, da reinventarsi. Si ricomincia da zero. Sì, deve essere bello adesso. Così bello che comincio ad aver paura. Vabbè, dormiamo, va. Così domani partiamo presto. Ciao, amore. Come stai? Sì. Sì, siamo in Portogallo, finalmente. A casa del zio di Victor. È meraviglioso. C'è un clima, senti che sta tutto per esplodere. Come? Boh, qualche giorno? Ma com'è domani? Ti piace ancora? Che cosa? Claire. Perché? A te non piace? Certo che mi piace. Mi è sempre piaciuta. Ma tu la... Cioè, lei... Che cosa? L'amavi? Non lo so. So che lei amava te. E dillo. Ma cosa? Che ti piace, Claire. Ma che ti frega, ma fate cacci tuoi. E dillo. No. E dillo. No. E dillo.
Ma con me devi lavorare, e io? Ma scusa, dai, che ti costa? Pronto? Sì. E allora? Strozzo. Che c'è? Dice che devo tornare domani. Come domani? Deve girare una pubblicità da lunedì. Allora, il bambino mi paga l'aereo per tornare a casa. Stronzo. Mi fate posto. Tu che fai? Non lo so. Lui è bravissimo a fare. E ora fatta? Beh, così non ci rimane male nessuno. Oppure ci rimaniamo male tutti, no? Beh, veramente, io volevo solo dire. E ora, da che parte si va? Va a destra. Nel silenzio delle porte sparate. Una sola si apre. Dammi il mio quadernino. Non c'era posto per tutti. Ma dammelo. Libertà, amore, rivoluzione. Ho afferrato i sogni uno ad uno, ma sono rimasto solo. Davanti al cielo, torvo di Lisbona. All'inchino dei tempi incerti che mi ospitano. Te cario. Però? Bravo. Cazzo, ragazzi, ci siamo! Ci siamo! Marco, guarda. Finalmente si vede un carro armato. Scusate, compagni. Dov'è la rivoluzione? Come? Non c'eri anche tu? Dove? Alla manifestazione. Ma quando? Stamattina alla stazione di Santa Polonia. Migliaia di persone in piazze. Mai viste tante. Un mare di bandiere rosse. Neppure a Mosca il 1° maggio ci sono tante bandiere rosse quante ce n'erano stamattina. Noi siamo arrivati adesso. Veniamo da Parigi. Eravate sul treno degli esuli? No. Il Sud Express che viene da Parigi. C'erano tutti. Soares che sventolava un mazzo enorme di garofani. Ramos de Coste, Tito di Moraes. Gli esiliati piangevano tutti come dei vitelli. Il poeta di Cognero piangeva anche lui. Allora era vero. Era proprio lui. Hanno fatto un buon viaggio. Thank you.
Allora? Cosa? Se non lo sai tu, dove? Cosa vuoi dire? Cioè, colpa mia, secondo te? Che ne so, sei tu rivoluzionario, siamo a Lisbona, questa è la tua città. Allora dove? Ci sarà un posto, no? Che posto? Beh, dove succedono le cose. I comizi, le manifestazioni, tutto. Boh. Aspetta, aspetta. E sentite. Eccoli! Eccoli! Ehi! Eccoli! Nosce il gran derby Benfica Orientale. Ma come? La partita? Vittoria, 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 vittoria. Sole abbaia. La troppa luce quando esci dal buio fa male agli occhi. Ma prima o poi ci si abitua. Ci si abitua sempre.